Campo, maglia azzurra per il Mozzanica, maglia gialla, pantaloncini neri per il Tavagnacco. Per adesso ripoli giocare ancora il colpo di testa, la palla alta, il bomber da palla per il cross di Mauro. Scambia con Bissoli che tenta la conclusione. Martinelli, Michela Martinelli va al cross in mezzo, interrotto da Locatelli. Lo scambio va a Brumana, il tiro e il gol di Paola Brumana dopo l'1-2 perfetto con Bissoli. Tavagnacco in vantaggio al 26esimo ed è ancora il bomber. In squadra superiore Mauro va al cross, ancora arriva Camporese, appoggia Camporese, tanto Locatelli scivola la Spinelli, riparte ancora il Tavagnacco, attenzione con Mauro che supera Locatelli e poi mette dentro il gol del 2-0 dopo aver superato Francesca San Pietro in velocità. Ancora Di Filippo, il lancio per Mauro, passaggio indietro ancora Di Filippo che va alla conclusione dai 12 metri, persa dal Mozzanica. Attenzione Brumana, è solo ancora Paola Brumana, il dribbling, tenta la Tavagnacco e finisce qua. Simone Sosta fischia alla fine del primo tempo, 2-0 per il Tavagnacco. Ha segnato due gol con i suoi attaccanti. Attenzione adesso, altro taglio per la Camporese che ha spazio il sinistro. La Camporese, paratona di Alessia Gritti subito al primo minuto. Prova col sinistro, altra palla dentro per Riboldi, esce bene Alessia Gritti. Va Mauri, va la Mauri, cerca una palla dentro per la Trezzi. Esce bene Chiara Marchitelli. Ancora Rodella, cercata la Brumana in avanti, scambio con Bonetti, va, cerca dall'altra parte la Riboldi, il diagonale di Riboldi e il gol della nuova entrata in campo del Tavagnacco. Attenzione ancora a Tavagnacco, Riboldi aspetta l'arrivo delle compagne. Locatelli su Bonetti, la palla in mezzo, Brumana di testa, la palla finisce fuori, sbaglia il lancio San Pietro. Bonetti, Tuttino, ancora Brumana, colpo di tacco elegante per Tuttino, la conclusione, il gran gol di Tuttino che pesca Alessio Gritti un po' troppo fuori dai pali e il gran tiro si infila. Ancora Nasuti, palla per Bernardi, Elisa Perini, scambia ancora con Chiara Piccino, va al cross, la spinta ai danni del giocatrice della Mozzanica da parte di Rodella, c'è il calcio di rigore. Cassetti e Giulia Nasuti che va sul pallone, va Nasuti, il tiro e il gol di Giulia Nasuti. Angela Locatelli, il rimpallo in avanti, poi Dossi regala il pallone a Tavagnacco che con Brumana segna il quinto gol. Il duello con Camporese, alla meglio il difensore. Arriva il fischio finale dopo 2 minuti di recupero da parte di Sotta.